Siamo con l'assessore Bulgarini Delci che ha fortemente voluto questa manifestazione e volevamo capire l'impatto economico, turistico che può avere questa manifestazione per la città di Vicenza. Assolutamente enorme, è fondamentale, strategico, specie per una città come Vicenza, che è una città che non ha sviluppato, non ha investito nei decenni precedenti sul patrimonio straordinario di bellezza, di unicità, di grazia che ha. Questa è una città capitale mondiale dell'architettura, la città di Andrea Palladio, il più influente architetto dell'architettura occidentale per 3 secoli, eppure una città che i propri monumenti non li ha valorizzati come avrebbe dovuto nel corso dei decenni. Lo stiamo facendo da pochissimi anni e stiamo, io dico sempre, riposizionando Vicenza nella mappa dei desideri del viaggiatore. Oggi verranno, grazie anche a questa operazione, in centinaia di migliaia i visitatori a Vicenza nei prossimi 6 mesi, ebbene molti di loro verranno per la mostra, come è giusto che sia, ma nel venire per la mostra scopriranno una città di cui ci aspettiamo e ci auguriamo si innamoreranno. Infatti tutti i visitatori che sono venuti qua nella città di Vicenza hanno scoperto queste bellezze artistiche e devo ammettere che in effetti è importante il lavoro che state facendo. Volevo anche capire nel futuro che pensieri ha per la città di Vicenza. Ma diciamo che il futuro non ci appartiene, perché questa amministrazione di qui a 6 mesi chiude il proprio secondo mandato. Però io voglio dire questo, penso che la semina che noi abbiamo fatto, gli investimenti che abbiamo costruito, le scelte che abbiamo fatto resteranno. Io penso che sarà abbastanza difficile anche per amministrazioni successive disfare il lavoro che abbiamo fatto di valorizzazione del turismo e della cultura, o almeno diciamo così, questo dall'assessore alla cultura uscente è quello che mi auguro ed è quello che spero.